Salve, buonasera a tutti. Allora la prima seduta della nuova ottava, seconda settimana del mese eh, di aprile, chiude per le piazze finanziarie europee in territorio positivo, anche se non con numeri da capogiro. Un DAX che riesce a chiudere a più 0,18%, un IBEX a più 0,64%. Un CAC 40 più 0,10%, un FUZI Londra più 0,17% e un FUZI MIB che invece riesce a chiudere ad, uh, a più 0,56%. Bene, questa è la situazione. Oggi non abbiamo avuto uh, notizie macroeconomiche interessanti, mentre invece andiamo a vedere. Per quanto riguarda la seduta di domani, martedì 10 aprile, abbiamo una giornata dove abbiamo un unico e solo indicatore macroeconomico che eh, è eh, l'indice dei, dei prezzi alla produzione del mese di marzo del, degli Stati Uniti che è in programma alle ore 14 e, eh, 14 e 15 bene questa è eh, la situazione mentre invece passiamo subito direttamente a guardare quello che è successo nei primi movimenti della sessione della seduta della settimana con un euro-dollaro che ahimè continua questa movimentazione realzista dovuta a Appunto, ad una uh, debolezza del dollaro americano accompagnato anche uh, dal franco e dallo yen, questo si vede in particolare anche sul best and worst sul nostro pannello di controllo eccolo qua, dove praticamente vedete abbiamo al momento il dollaro neozelandese l'australiano e il canadese che fanno da andatura, cioè che praticamente si stanno muovendo bene, eh, a differenza invece eh, di un, eh, quindi le commodity currency, le tre commodity currency stanno esattamente primo, secondo e terzo posto eh, questa situazione ha portato appunto ad, per quanto riguarda l'euro dollaro, ha portato a una fase di un'ulteriore eh, giornata di apprendimento seguita, che segue quella di venerdì, con un doppio minimo su questa zona il sell limit al momento sull'indicazione anche della video analisi del fine settimana non è stato ancora attivato ma piano piano sta stiamo raggiungendo questa zona dove ho inserito questo sell limit praticamente al di sotto 1.23 456 che eh, sarebbe eh, una mia resistenza non convenzionale questa qua questa linea di colore bianco che poi praticamente resta eh, a pochi punti anche dal 5 61,8 il livello di Fibonacci calcolato dall'ultimo massimo relativo fino all'ultimo minimo relativo. Al momento la situazione quindi resta. Di stampo ribassista determinato anche da questa uh, swa um, bearish swan in ottica uh, settimanale, uh, una bearish black swan settimanale, quindi di stampo ribassista. Quindi che dà un'ulteriore indicazione al uh, ribasso. Bene, questa è la situazione per uh, l'euro dollaro. Mentre invece andiamo a vedere il dollaro yen. Il dollaro yen, fondamentalmente, eccolo qua. Anche qui vedete abbiamo sistemato un buy limit dove, eh, però, al momento eh, il prezzo ha cominciato a salire quindi non è neanche arrivato a testato giusto il 38,2. Quindi, molto probabilmente, se nella seduta di domani prossimamente supera 107,314 con un uh, close chiude sopra con una uh, indicazione long confermata, vado a chiudere, vado a cancellare il buy limit e entro o entro direttamente al mercato. Oppure, praticamente molto probabilmente andrò a mettere un buy stop, mentre invece, per quanto riguarda USD/CAD, ecco qua. Peccato che avevo indicato come qua abbiamo un test spalla. Vedete, questa è la neckline di cui la neckline vedete, va a passare tra il 50 e il 61,8% dell'ultimo fase ribassista, all'ultimo massimo all'ultimo minimo. però praticamente vedete, non per pochi punti, non è andato a triggerare l'ordine che io avevo sistemato sul 50% di Fibonacci. E poi il prezzo è crollato vertig vertiginosamente verso il basso, soprattutto durante la sessione pomeridiana, di circa 120 punti al momento vedete si porta sotto il supporto 127 226 quindi se chiude qua sotto domani o in serata andrò quindi a chiudere a cancellare il sell limit e magari andrò a posizionare un sell stop quindi questo è per quanto riguarda la situazione, mentre invece per quanto riguarda gli ordini a mercato dopo il sell stop che ho preso su sterlina dollaro, eh, dollaro australiano diciamo che eh, eccolo qua di circa 28 punti adesso praticamente vedete come prima o poi è, il crollo ci doveva stare e infatti sono rientrato nuovamente a mercato, ho messo un stop su un'indicazione di questa uh, grand big pin ribassista vedete eccola qui che, uh, e poi cioè ha confermato quindi ha praticamente anticipato questo deciso movimento ribassista al momento sull'operazione mi trovo, ad, su, mi trovo ad, um, a 50 punti per la precisione mentre invece poi abbiamo uh, l'altra operazione eurocad l'ho chiusa prima del crollo eccolo qua l'ho chiusa sui 120 sui 120 punti sono entrato proprio sul sul, sono andato a prendere il primo movimento della uh, vedete eccolo qua sui 120 punti. Il primo movimento del, dell'indicazione dell da, da dettare dal pattern armonico quindi questo è un pattern armonico è una su H4. Quindi è una uh, bullish butterfly, vedete anche qua l'angolo D si è spostato diverse volte. Poi uh, andiamo a vedere invece la situazione uh, legata a stellina dollaro della Nuova Zelanda. Siamo sell e anche qua vedete praticamente al momento eh, la movimentazione. Siamo in positivo. E, e anche per quanto riguarda euro yen, abbiamo sfiorato i 100 punti. In questo momento stiamo a circa 87 punti. Eh, buy. L'operazione buy, che mh, diciamo che ci sia anche qua. Stiamo al termine di questa movimentazione. Mancano circa eh, una. Uh, mancano una, una ventina di punti per poter raggiungere il target. Bene, per stasera è tutto. Grazie mille, ci aggiorniamo quindi domani mattina con la diretta live delle ore 8.30. Buonasera a tutti.